Sicuramente ospita meglio la pedana per appunto il corpo libero e le pedane per gli attrezzi. Fabrizio Schembri, è lui allora il primo italiano in gara. Sono 21 gli atleti. L'importante è essere fra i primi 8, perché 16:75 a quest'ora del mattino difficile possa essere prestazione da più di 8 atleti. Quindi, come sempre, mentre tradizionalmente si qualificano i primi 12, al coperto i primi 8. E va l'atleta di Rovellasca, carabiniere, saltatore in alto da ragazzino. Si limita a 16:0 qualcosa o 15:90 qualcosa. 16:58 ha fatto a Padova per vincere il suo titolo italiano. Tanto per non sbagliarsi, anche lui era reduce da un acciacco più che un infortunio. Anche lui ha preso questo vizio da Fabrizio Donato di andare a vedere dove sta per arrivare. Ah, ecco anche. Ha regalato 24 Una buona centimetri. spanna. No, 16:08, allora non è sistemata proprio sulla linea, questi 8 centimetri possono anche essere fondamentali. In precedenza Zlatozar Atanasio, A quelli normali almeno. tradizionalista. Far già 16:24 lo porterebbe a pareggiare l'ottavo posto di Jorge Gimeno. Regala un po' la misura, no, troppo troppo poco. E si arrabbia un po', e anche qualcosa di più Fabrizio Schembri. Niente da fare, potrebbero anche misurare perché non ci sono i margini per il nullo. Non è entrato nel ritmo del salto. L'impressione è che lo stesso hop fosse già abbastanza corto. E poi smoccola. Potrebbe addirittura prendere un... No, gli viene dato nullo. Poteva addirittura prendere un...